Il fatto è che fra un anno più o meno questi giorni, se tutto va come deve andare, a Roma Europa Festival faremo un Moby Dick. Leggeremo in teatro il Moby Dick. Quando abbiamo fatto questo con l'Iliade, io avevo chiesto di fare prima dello spettacolo, nell'anno che precedeva questo spettacolo, dei piccoli spettacolini, un po' bruttini, un po' poverelli, perché avevo molto bisogno di capire cosa succedeva col pubblico, avevo bisogno di capire un po' se delle cose che pensavo erano reali o erano solo delle mie immaginazioni. E così abbiamo fatto, è proprio il primo che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto nell'edizione del Roma Europa Festival dell'anno prima, e sono andato io lì a Villa Medici, un posto meraviglioso, e ho letto alcune pagine dell'Iliade. Niente di più di questo, però già mi serviva. E così, quando poi abbiamo tutti, un po' tutti insieme, pensato, vabbè, facciamone un altro, facciamo Moby Dick, un po' come fosse una tradizione di famiglia, o una cosa che porta bene, non lo so, però ci siamo detti, ma dai, facciamo un pezzettino un anno prima. La cosa che a me piace di questo, a voi non so, che siete venuti, non lo so, ma la cosa che a me piace è che ultimamente mi è venuta quest'idea che noi lavoriamo sempre un po' troppo al chiuso. Cioè che mi piace lavorare un po' allo scoperto, di dire alla gente, sto iniziando questo libro, ho pensato che avevo queste due idee, di scriverne addirittura uno allo scoperto, come mi è successo di fare a puntate sulla Repubblica. Non so dire perché, ma insomma, mi viene questa cosa abbastanza istintiva, di portare in superficie almeno alcuni passaggi del nostro lavoro, soprattutto col nostro pubblico, col pubblico che c'è più vicino, che ama le cose che facciamo, no? Anche un po' per rompere la solitudine del mestiere che è il nostro, per non spuntare lì come un fungo ogni tot anni, no? E così ho detto, ma facciamolo, facciamo un anno prima, tanto anche per dire alla gente, stiamo lavorando a Moby Dick, impresa delinquenziale, lo sapete, molto difficile. E poi anche per incominciare a capire qualcosa. Adesso il problema è differente dall'Iliade, perché non è che ho un testo da provare, il testo è quello, non verrà modificato, leggeremo esattamente quello che ha scritto Moby Dick, quindi anche tutti staranno più tranquilli, nessuno si arrabbia, tranquilli. Per cui non ho una necessità proprio urgente di vedere come reagite voi quando io mi metto a leggere, però mi piace pensare a voce alta e con voi, davanti a voi. Mi serve anche per trovare la forza per questo lavoro così lungo, per me e per tutti quelli che lavoreranno con me. E così ho pensato, insieme a Monique Vot, Fabrizio Grifasio, ho pensato, ma facciamo questa cosa che non è uno spettacolo, ma una lezione sì. Una lezione perché poi è il modo più giusto di dire cosa sono queste cose. Uno sta a una cattedra, dice tutto quello che sa e gli altri ascoltano. Fine. Scuola, una delle cose più belle della vita. Molto bello stare da quella parte lì, ma anche bello stare da questa parte qui. E così quello che faremo questa sera. In parte vorrei anche dirvi quali sono le domande a cui cercheremo di rispondere, quali sono gli ostacoli che cercheremo di superare. Cioè dove, per uno come me, il Moby Dick è impossibile da portare in teatro, per cui vale la pena di lavorarci e provare ogni sistema. Ma dov'è che noi sentiamo proprio la resistenza del libro, che dice no, lascia perdere, no, sto... ogni singolo, non dico ogni, ma insomma, i punti principali. Anche perché è un po' come un giallo, così poi voi tornate fra un anno e dici, ma voglio proprio sapere com'è che ha risolto quel problema insolubile. Vorrei saperlo anch'io, effettivamente. Ma qui si parte, a poco. Naturalmente il punto primo è perché lui il romanzo Moby Dick. Allora, quello che io penso è che se uno entra in un teatro, cioè mette insieme delle persone, non solo la sua fidanzata o quattro allievi, mette insieme molte persone per leggere un libro, quella deve essere un libro con le spalle larghe, deve essere un libro che sopporta il rito collettivo, deve essere un libro che in qualche modo è un patrimonio collettivo, nel senso non solo che ce l'abbiamo in molti, ma nel senso che per ognuno di noi è importante che ce l'abbia anche il nostro vicino. Allora può avere un senso effettivamente essere in tanti a sentire una storia, sentire un libro, quella pagina lì, perché ha un suo valore il fatto di riconoscere, almeno quella sera, che c'è della gente intorno a me che ha in comune con me quella storia. Questa cosa non scatta, guardate, con tutti i libri che sono stati scritti, anche con libri bellissimi. I miei libri non scattano, non è necessario, non sono libri con le spalle così larghe, ma scatta con l'Iliade, per dire. Scatta col Moby Dick, naturalmente anche per molti altri libri, ma certamente per il Moby Dick, che è in effetti un libro che è possesso comune,
e che, su cui in qualche modo si fonda anche una certa nostra idea di nostro stare insieme, vogliamo dire di civiltà. È uno di quei testi quasi sacri in cui noi riconosciamo i fondamenti del nostro essere parenti, del nostro stare di fianco, vicini. Per questo può avere un senso riportarli al respiro che è loro, cioè di una comunità che li ascolta. Ce ne sono molti, Moby Dick, che guardate è un libro il cui possesso è di molti, ma dovessi dire qui dentro quanti l'hanno letto tutto, secondo me non ce n'è più di 40, adesso non vorrei offendervi, ma tutto, voglio dire tutto, senza saltare delle pagine. Cioè è uno di quei libri che si posseggono a prescindere dal fatto che li sia letti effettivamente, come l'Iliade peraltro. Uno ha l'impressione che è una storia che è sua, la conosce, può discutere, la sera può fare tutta una litigata sull'Iliade, ma non l'ha letta tutta. E Moby Dick, guardate, ci credo poco che veramente la gente abbia letto Moby Dick, eppure è una storia che noi portiamo su di noi. Naturalmente perché? Perché il consumo è indiretto, è come il fumo passivo, abbiamo sentito questa storia in molti modi differenti. Prima, chi di voi è arrivato un po' prima ha visto passare delle immagini di un film di Houston, film, ma non è solo quello, sono mille cose, immagini, pubblicità, il racconto del cugino, è un materiale che è in perenne circolo. Ma cosa va in circolo poi effettivamente? Tutto Moby Dick, ma manco per sogno, una parte di quel libro. C'è qualcosa che ha la forza, la leggerezza per salire sufficientemente in superficie da incominciare a entrare in circolo, e quella è quella che noi possediamo. È una menzogna dire che possediamo Moby Dick? No, non è una menzogna, perché effettivamente noi possediamo quel libro e quella storia, anche se ne abbiamo letti, guardate, 40 pagine, solo la scena finale, un monologo di Acab. Non è questo, non è che diciamo una cosa falsa, diciamo una cosa inesatta. È vero che ci appartiene quella storia, è vero che ci appartiene perfino quel libro, ma è vero che c'è una parte di quel libro enorme su cui noi non abbiamo più presa. Effettivamente non ci appartiene più, ce ne appartengono i vapori che salgono. Nel mito di Acab bastano due scene per farlo, ma le altre 18 che pure ci sono, che costruiscono quella forza lì, quel venire da lontano, quel cammino, dove è finito? Ecco il senso per me di portare in un teatro della gente a leggere Moby Dick, vedere se per una sera, con quella gente che riusciremo a mettere in quel teatro, riusciamo a recuperare qualcosa del Moby Dick sotterraneo, di quello che effettivamente, direttamente, pochi di noi davvero posseggono. E provare a ricostruire insieme al materiale che invece abbiamo benissimo, quello che ci viene dal film, dalle musiche, dalle canzonette, dai fumetti, dai disegni del nostro bambino che fa Moby Dick, e riuscire a mescolare tutto questo che è nostro con qualcosa che scopri quella sera, che viene su dalla forza del testo, che tu, quando vedi arrivare, riconosci, dici, certo, lo sapevo, ma non l'avevi mai letto, non l'avevi mai incontrato. E per molti di noi che comunque ne hanno lette grandi parti, magari non l'avevi incontrato così, perché qualcuno te lo porge in un modo per cui la parola che tu hai sempre sentito, tac, solo quella volta, tu la vedi. Si può fare questo? Si può fare, secondo me, a una condizione, che chi la fa sia stregato da questo libro, cioè abbia un rapporto di passione con quelle pagine anche in parte inspiegabile ma molto intenso. Allora la risposta ultima che potrei darvi a perché Moby Dick è perché è un libro che ha alcune cose che mi piacciono in maniera quasi ossessiva a me e a quelli che lavorano con me. Non prendo sulla barca che ci porta verso Moby Dick gente che non sia follemente ossessionata da qualcosa di Moby Dick. Non dal libro. Il libro, dovessi dirvi ad esempio sinceramente, per me è un libro ostico. Io l'ho finito una volta sola in vita mia con una fatica porca. Ne ho amato moltissimo, molti passaggi. Ne amo tante cose. Ma non è sul mio comodino, non è il libro che mi porterei in giro. È un libro che non ho capito. È un libro su cui non farei lezione a scuola, qui sì, perché abbiamo questa scusa di fare lo spettacolo, ma non sceglierei quello per fare lezione. È un libro che si rifiuta di entrarti dentro, è un libro che offre milioni di resistenze, è un libro obiettivamente non lungo, perché questo sarebbe il meno, anche Centenario di solitudine è abbastanza lungo, ma chi se ne accorge.
È un libro provocatoriamente lungo, gli piace essere lungo e vuole sconfiggerti. È un libro con cui tu combatti dalla prima all'ultima pagina, non è un libro gradevole. Preferirei leggerne mille altri rispetto a quello, ma in mezzo è dato di incontrare delle cose che a me sono parse fantastiche. Mi piace come inizia. Call me Ishmael. Mi piace perché sono tre parole, è praticamente la frase più corta che scrive Melville in questo libro, e io me la immagino proprio come il punto su cui poggia questa immane costruzione, piramide al contrario, no? E lo sento scricchiolare, no? E mi piace che lui abbia voluto questo, abbia voluto fare esattamente questo. Uno come lui che non riusciva a dire brevemente praticamente nulla, no? Però la prima tessera è piccolissima. E mi piace perché nella sua piccolezza, con una velocità che non era da lui, fissa immediatamente una distanza tra voi e quello che ascolterete. E già ascolterete un verbo non scelto a caso. Call me Ishmael. È un umano che si mette davanti a voi e vi guarda. È uno con una voce. E tutta l'eredità dei narratori orali che viene dentro il gesto del romanziere, eh? E lui è fisicamente presente, è la prima cosa che dice, è su di sé. Io quando sono un po' così, quando non capisco più bene la vita, quando mi smarico, mi imbarco. La dice su di lui, perché si fa vedere, cioè si mette davanti a lui e si fa vedere. La prima scena di Moby Dick non è su Ahab, non è su Moby Dick, non ci sono navi nel mare, c'è un uomo che si siede davanti a te e ti dice, dunque io mi chiamo Guido Rossi. C'ho questa mania che quando sono un po' nervoso, ed è una distanza. La distanza nel Moby Dick è uno dei problemi. A che distanza da voi sta quella storia? A che distanza da voi sta quel libro? Problema irrisolvibile. Ma certamente lui vi dà una specie di metro, di unità di misura, che è l'inizio, quando uno si ferma e vi dice, ecco, mi chiamo così, e io ogni tanto mi succede di fare questo e questo, e per questo io so questa storia, che adesso ti racconto. E l'unità di misura è l'unità di misura del racconto orale. Non è quella del romanziere, non è quella della tragedia, non è nemmeno quella shakespeariana, è quella dell'uomo che in un pub ti guarda e dice io tanti anni fa, è una delle matrici, no, del gesto del narrare. E lì, pulita, te la dà, all'inizio, tac. E quello è il metro. Ma quando poi 700 pagine dopo sarai nel bel mezzo dell'oceano, con un'enorme balena che porta via gente, dove, che ne è di questa distanza? È una memoria quella distanza, perché lì tu sei al cinema, ma è una memoria che ti è rimasta dentro. E tutto questo grande libro è una specie di gioco con questa unità di misura di distanza, ti prende, ti porta lontano, poi ti riscaraventa vicino. Per questo è faticoso, non solo per questo, ma questa è una delle ragioni della fatica, che sei continuamente lì a cercare di capire se devi sporgerti in avanti o andare indietro per vedere bene qual è la distanza giusta. Ecco ad esempio una cosa che mi piacerebbe, che quella sera la gente, grazie al nostro lavoro, stesse alla distanza giusta. Guardate che quando voi leggete Moby Dick, questa è una fatica che vi dovete fare voi, e non è semplice, perché lui cambia le carte in tavola continuamente, e quindi voi continuate a spostarvi, lui anche continua, vi viene addosso, va, sentite l'alito, tutto, poi lontanissimo, dice, guarda, però devo guardare tutto intorno. Ecco, mi piacerebbe che quella volta lì, invece voi steste tranquilli in poltrona, la distanza la facciamo noi. Poi tutto il resto della fatica dovete farlo anche voi. Ma la distanza ve la diamo noi. Cosa che si può fare dentro un teatro. Mi piace Call Me Ishmael. Mi piace naturalmente come Melville fa entrare Ahab in questo romanzo. Dico Ahab perché tutti i nomi del Moby Dick secondo me vanno pronunciati come cavolo ti pare. Voi pensate che Ahab dovrebbe essere Ahab, ma da Pavese in poi noi italiani per noi è Ahab, ci Ahabimo, no? E così lo faremmo anche noi, per cui i nomi come vengono, sono alcuni che io dico proprio sbagliati ma mi piacciono proprio così. Come entra Ahab in questa storia? Molto tardi, è come se Madame Bovary entrasse nel libro omonimo a metà libro.
Mi piace perché è una furbata, perché è una roba da artigiano, è come la vite ben messa in un tavolo, che c'è non cigola, vedi? È artigianato, è perizia, è trucco, è l'aspetto un po' puttanesco del narratore. Però era moderno, era coraggioso. Acabo prima è una voce, la gente parla di lui. Dice, ma è quel capitano? Ma mi hanno detto che sì, però... E raccontano. E c'è uno addirittura che prima sotto la nave, una specie di profeta, come lo chiama Melville, avvicina Ishmael e il suo amico e dice, voi andate su quella nave? Dice, ma nessuno l'ha visto. Notizia. E quando sono sulla nave, salgo sulla nave, vede tutti, ma lui non c'è. Acab non c'è. E la prima cosa di Acab, fisica, è... Qui la radio non lo sentono sicuro, ma comunque sto facendo, bussando sul tavolo. Sentono solo il rumore della gamba, Pum, pum, pum. E poi alla fine, eccolo lì finalmente. E dopo tutta questa preparazione entra in scena in un modo che non funziona per nulla. Cioè, questo misto del tratto proprio ruffiano del narratore e questo rigore invece da sacerdote, su cui Melville oscilla costantemente, perché gli piacerebbe fare proprio quello che vi prende, proprio però gli piacerebbe e non gli piacerebbe, quindi lo fa, poi si tira indietro. Questo personaggio che aspetto, mi piace, perché senza di lui non c'è niente di questa storia, ma passo centinaia di pagine senza vederlo. Tutta questa storia all'inizio di lui, di qui, qua, che si trovano il selvaggio, lì a letto, queste gag, ma non era la storia di una balena e di un uomo ossessivo che... Il ritmo lungo, lento, mi piace, l'astuzia, mi fa godere, proprio fisicamente. Mi piace lui, Acab, mi piace. Aveva una crocifissione nel volto, dice Melville. Poi c'è un'altra bella espressione che dice perché tutte le nubi scelgono sempre le vette più alte per andarsi a fermare. L'uomo oscuro, l'uomo di cui tutti percepiscono la maledizione, no? Fisicamente ce l'ha scritto. In ogni parola collegata a lui, la parte oscura della vita, incomprensibile anche. Mi piace quasi tutto quello che dice, non come lo dice, ma mi piace quello che dice. Lo dice in un modo difficile, in un modo per noi ostico. E dopo vi spiego perché, ma quello che dice, perché è inflessibile. Mi piace a poche pagine dalla tragedia finale quando... Loro incontrano una nave, c'è questo bel ritmo nel Moby Dick che quando il picco salpa, loro periodicamente, quasi un numero esatto di capitoli, incontrano una nave. E di solito si fermano e chiedono, avete visto Moby Dick? E ci sono le scale. E ogni nave è un librino, una scena teatrale. E l'ultima, mi sembra che sia l'ultima, si chiama Rachele, questa nave, e ha incontrato Moby Dick. E ha combattuto con Moby Dick e Moby Dick è riuscita a disperdere tutti i cacciatori, pescatori, cacciatori. E in particolare su una delle lance che Moby Dick ha disperso nel mare c'era il figlio del capitano. E allora il capitano con la sua nave vagola nei mari per cercare questa lancia scomparsa. Gardiner, il capitano Gardiner. E incrocia il Pickled e fa quello che si fa in mare, cioè dice abbiamo perso uomini in mare, li stiamo cercando. Pagherò quello che volete, ma per 24 ore seguiteci nella ricerca, possiamo metterci di fianco, possiamo andare, no? E i marinai sul picco sanno che quella è la tradizione marinara, che è ovvio che lo devi fare, ma che se scherziamo, lo devi fare, non c'è mica nient'altro che puoi fare. E quindi incominciano a mettersi a tirare su, a lavorare, alcuni sono già in movimento, no? Alcuni vanno vicino a capo e dicono, beh allora andiamo. Comandante, capitano Gardiner, dice Acab, io non voglio. Un'altra piccolissima frase rarissima di Melville. Dice ai suoi, dice, non toccate una sartia. Io non voglio. Anzi, sto già perdendo il mio tempo adesso. Solo a parlare con questo poveretto, no? E poi dice che il Signore le faccia ritrovare suo figlio e perdonare, e che il Signore possa perdonare me. E parte, e va contro ogni galateo, contro... E ormai vicino, si sentono i due, sono lì, sono a portata di mano. Questa, una lama, no? Mi piace molto quando partono, perché
perché c'è una pagina che forse spiega il fascino che Moby Dick in particolare, ma tutti i libri di mare, d'avventura di mare, hanno per noi. E questa ve la leggo, è breve, un capitoletto breve, tolgo il cappello alla fine, ma che dice così. E dopo molte pagine di Moby Dick, quando finalmente il picco parte. E in quella notte gelida d'inverno, quando il Pequod spinse la prua vendicatrice nelle onde fredde e maligne, chi dovevo vedere, ritto al timone, se non Bulkington? Incuteva ammirazione quell'uomo, simpatia, rispetto e perfino timore. Era appena sbarcato nel cuore dell'inverno da un duro viaggio di 4 anni e adesso era capace di mettersi in mare di nuovo senza riposo per un'altra meta tempestosa. La terra sembrava scottare sotto i suoi piedi. Punto. Ma sempre ciò che è meraviglioso è irraccontabile. I ricordi più profondi non diventano mai epitaffi, scrittura. Per cui le poche righe di questo piccolo capitolo non sono altro che la tomba, senza lapide, di Bulkington. Lasciatemi dire soltanto che lui era come una misera nave che, sbattuta dalla tempesta, naviga lungo la costa, puntando al largo, ma contro vento. E il porto alle sue spalle le darebbe volentieri soccorso. Il porto è pietoso. Nel porto ci sarebbe salvezza, riparo, calore, cibo, coperte, amici, tutto ciò che è gradito agli uomini. Ma in quella tempesta, il porto, la terra, è per quella nave il più terribile dei pericoli, un ospite da fuggire. Le basterebbe toccare una sola volta la terra, anche solo sfiorarla con la chiglia, e da parte a parte si troverebbe a rabbrividire. Con ogni forza, allora, spiega ogni vela, puntando al largo. Così facendo, contro quel vento combatte che volentieri la riporterebbe a casa. E ancora una volta va a cercarsi l'assenza di terra, che solo è nei flagellati mari, correndo alla disperata per amore di un rifugio, incontro al terrore, suo solo amico, il suo peggior nemico. Tu l'hai capito, vero, Bulkington? Un bagliore tu devi aver veduto di una verità che mortalmente ci inquieta. Essa ci dice che ogni pensare serio e profondo altro non è che l'intrepido tentativo dell'anima di conservare l'aperta indipendenza del proprio mare, mentre i venti più selvaggi del cielo e della terra cospirano per risbatterla indietro sulle coste traditrici e servili. Ma poiché soltanto nell'assenza di terra risiede la verità più alta, senza rive, senza limiti, come Dio, allora meglio è morire in quell'immane infinito che ingloriosamente farsi gettare dal vento a terra, anche se quello fosse l'unico sistema per salvarsi. Così, coraggio, coraggio, Bulkington, aggrappati al timone, semidio. Il tuo trionfo balza verso il cielo, su dalla schiuma del tuo morire d'oceano. Tutto il meglio e tutto il peggio di Melville. Ma l'immagine è bellissima. Ed è forse il cuore del, come vi dicevo, della nostra fascinazione per le grandi storie di viaggio, di mare. Cioè quest'idea che non ci diciamo, ma che però condividiamo, no? Che la verità più profonda sia nell'assenza di terra. Cioè che c'è il porto dove si starebbe bene, no? Tutto a posto, coperte, dice lui, al calduccio. Eppure, Bulkington al timone, controvento, perché è sempre controvento, perché la natura delle cose, l'inerzia delle cose ti farebbero stare lì, il vento ti riporta verso il porto e tu combatti per uscire. Tuo unico amico, il tuo peggior nemico, combatti contro quel vento che tira verso terra e lo usi con le vele per... E perché tutto questo? In quest'idea insana che
che ogni pensiero profondo, questo per noi è come venisse da un'altra civiltà quasi, che ogni pensiero serio, proprio così dice lui, serio, pensiero serio, profondo, non è altro che quest'istinto, è andare via nella libertà dell'anima, senza confini, senza limiti, nell'aperto del mare. E l'ultima cosa che ci potrebbe venire in mente invece la costa servile, come dice Melville, no? E allora coraggio, coraggio, semidio, e qui Melville, no, sono le ondate, lo tsunami, questo quasi automatico, appena lui morde, accedere al tono quasi religioso, comunque verticale, altamente retorico, solenne, no? Quasi come se sempre quello fosse il registro giusto. Per noi così lontano, perché noi siamo una civiltà ormai oggi molto poco solenne. Noi quando diciamo qualcosa di serio lo diciamo ridendo. Più scherziamo, più è seria. Salinger. Non c'è una cosa seria in Salinger che non abbia una battuta prima o dopo. Noi non ce l'abbiamo questa impudicizia, questo coraggio, se volete, della solennità delle cose importanti. Lui ce l'aveva, e questo è un po' anche a livello di gusto. Aggrappati al timone semidio, il tuo trionfo balza verso il cielo, su della schiuma del tuo morire d'oceano, se lo scrivo io sono finito. Ma mi piace, sì, la follia di andare, di prendersela con una balena, vabbè, ma la cosa che mi piace di più è il pensiero che la troverai. Cioè, va bene decidere a casa, a tavolino, che tu adesso hai una missione nella vita che è quella di uccidere quel mostro, ma pensare di partire con la convinzione assoluta di trovarlo in tutti i mari del mondo, una balena per quanto grande, una, eppure col suo sapere lui consulta le mappe, conosce le rotte, eccetera, ma cerca una balena in tutto il mare del mondo, oh, non è una roba. E a un certo punto prende il quadrante e lo butta in mare, e a un certo punto impazzisce la sua bussola, e lui in quel momento davvero si sente arrivato, dice, ecco, adesso qui sì, senza quadrante, senza bussola, adesso sì la troverò. Questa idea, che in realtà in questa storia è una roba tecnica, piccolina, no? Marinara, ma questa idea che invece al punto in cui ossessivamente vuoi arrivare, tu ci arrivi quando hai perso l'orientamento. Quando sei in grado di arrivarci, quando sono morti gli strumenti dell'orientamento. Poco prima dell'ultima caccia, Starbuck dice a Tizia Daca, beh, lei che insegue te, non sei tu che insegue lei. Perché alla fine è così. È come una specie di fiducia cieca nel fatto che ci sarà un incontro. La bussola, il quadrante. E i suoi, lì dell'equipaggio, lo guardano, perché solo lui c'è in tutti i mari che può navigare senza bussola, senza quadrante. Solo lui lo fa addirittura con questa arroganza, come se quello fosse il suo modo di navigare, senza bussola. Ammirazione per il capitano. Acap. Mi piace il doblone. Mi piace il doblone che lui inchioda sull'albero maestro e lo promette al primo che vedrà Moby Dick. Con questo urlo, laggiù soffia, quando la vedevano da lontano. Mi piace che lui lo definisca l'ombelico di questa nave. Invece questa capacità qua del narratore. E mi fa impazzire il fatto che poi se lo piglia lui. Questo mi fa impazzire. E c'è anche un po' un litigio, perché in realtà lui lo vede effettivamente, anche per il primo che vede, ma ce n'è un altro che quasi simultaneamente dice E alla fine lui va, dice, no, me lo prendo io perché sono io il primo che l'ho visto, non tu. Cioè, Acab. Eppure non c'è limite, no? Quando hai intrapreso una strada non c'è più niente che ti può fermare. Mi piace una frase piccolissima di Starbuck, che dice così, senti il cuore, tre puntini, batte ancora, punto interrogativo, senti il cuore, batte ancora. Una domanda analoga se la rifà Acab nella quarta, quint'ultima pagina. Secondo me è la domanda di questo libro. Cioè è un libro in cui la gente costantemente va a cercare e ha una domanda, batte ancora? Cioè è un libro che parla del terrore di non essere vivi, è un libro che parla dell'istinto
a seguire il battito, anche se questo ti porta a morire, ma stare là dove il tuo cuore può battere. Senti il cuore, batte ancora. E una volta per paura, una volta per sorpresa, una volta per emozione, una volta per entusiasmo, una volta perché non sai se sei morto dopo quell'ondata, ma costantemente, sempre a sentire, c'è la vita. E accade questo per loro, sai, quella gentaglia, cioè, lui stesso, Ishmael, è uno come un po' nervoso, va lì sulle navi così per scoprire un mondo, cioè, ma non è che sia gente poi che abbia questa missione nella vita, questa... cioè il battito si perde, cioè si sveglia un martedì mattina e non senti più niente, ma accade lui, pam, pam, con la zampa, lui batte per tutti, e loro mettono il loro cuore all'unisono col suo, contro ogni logica, perché gli costerà la vita, perché stanno facendo una cosa senza senso, perché è tutto folle, ma però percepiscono che lì c'è una vita che non può morire. La pervicacia con cui Acab non muore è micidiale, si fa spezzare una volta, torna a casa, ritorna sulla barca, riparte, va a cercarsi una balena in mezzo ai mille mari, e perfino a morire ci mette un sacco di tempo. Alla fine c'è questa profezia del Parsi, lui si è portato dietro questi manichei zoroastriani, questo Parsi che è il capo della sua lancia, che gli fa questa profezia e dice: tu non morirai prima di... proprio questo senso di quanto è difficile far morire quell'uomo, e vedrai apparire due sarcofaghi, poi io morirò per primo, dice il Parsi, ma tu mi vedrai di nuovo apparire, tu non morirai per nient'altro che per il canapo, come c'è scritto nella traduzione. Il canapo, cioè per un canapa che naturalmente Acab capisce subito: beh, morirò impiccato allora, ma prima che io muoia impiccato, eccetera. E tutto succederà regolarmente, in modo anche molto bello, te lo dico fra un anno come esattamente. Non so quanti di voi lo sanno, ad esempio, dice: oh, Moby Dick, certo lo conosco, ma qualcuno sa perché lui vede due sarcofaghi prima della fine? Sì, qualcuno lo saprà, ma insomma. Oltretutto la profezia è ancora più dettagliata, perché dice: due sarcofaghi, il primo non fatto da mano umana, il secondo sarà di legno americano. E succederà esattamente così. E, senti, il cuore batte ancora. Mi piace di questa storia che non ci sono donne. Come se uno potesse raccontare il mondo facendone a meno. Perché questo è un libro che naturalmente, insomma, gira e gira, te, alla fine era uno di quei libri che tira a raccontarci il mondo, non quella storia, il mondo. Oh, non c'è una donna. Ci sono molto lontane le mogli, ma così. Ecco, una Starbuck, quello più umano, quello più normale, verso la fine a un certo punto dice: ma è la mia Mary, ma sono a casa, mi aspetta, ma perché siamo qui, no? In fondo anche lei, capitano, perché Acab c'ha una moglie che di solito quando la citano è preceduta dall'aggettivo poverina, perché effettivamente c'è anche un figlio, ma sono bambini, c'è un ragazzino, ma donne, no. Come se in realtà quello che avessimo da dire di profondo, di viscerale, di questa roba che ci succede, di vivere, potesse essere detta con una storia di uomini, puramente e semplicemente. E animali, e natura, e oceano, e venti, ma non donne. Che solo a dirlo, come vedete, accadono disastri. È svenuto. Non è che mi piaccia il maschilismo, ma non è, perché in realtà non è maschilismo, non è questo che mi piace l'assurdità, mi piace la scommessa. Mi piace pensare che lui ha pensato che fosse possibile. Perfino quando hanno fatto il film, cioè non si fanno film senza l'attrice, perfino quando hanno fatto il film non hanno potuto fare altro che mettere in scena quello che c'era, non ci sono donne. Se ne vedono un po' all'inizio nel paese, ma insomma non è che poi ci sia una figura femminile che in qualche modo... niente. Mi piace l'arditezza del pensiero e non il contenuto. Mi piace da morire che per Melville la balena era un pesce. Cioè, adesso voi ditemi uno che scrive intanto un romanzo immenso sulla caccia alle balene, dato che lui l'ha fatta, Melville l'aveva fatta, sa tutto, si prende infatti la briga nel corso del libro di dirci tutto sulla balena, e in un bel capitolo famosissimo con la classificazione delle balene, colto
in cui cita tutti quelli che hanno parlato di balene, in tutta franchezza, e dice: ma io, c'è un dibattito aperto, ma per quanto mi riguarda io sono assolutamente convinto che la balena è un pesce. È fantastico. Cioè, vi dà l'idea del... l'errore. Cioè, come sia, cioè, qualcuno ha mai pensato che il Moby Dick sia una fesseria perché il suo autore si fa una fotta micidiale sulla cosa principale? No. Bello. A me piace quell'autorevolezza dei narratori. Fantastici. Vedi che raccontano la storia, tutto, tu sai ascoltare, credi a qualsiasi cosa che ti dicono. Perché, e poi loro hanno passato, dico, perché come è noto, essendo la terra piatta, noi siamo andati. E tu? Mica che per questo, solo perché non ha capito questa piccola cosa che la terra rotonda, allora tu poi non devi ricevere tutto il resto o credere a tutto il resto. Ma che c'entra? Ma tu, non è un problema. Mi piace molto quella frasetta in cui lui lo dice, pulito, pulito. Ci vado a letto insieme con questa roba. Mi piace una frase di Balkington. Sapete com'era la caccia alle balene? Loro le avvicinavano con queste baleniere. Quando le avvistavano mettevano in acqua delle lance che avevano una vela, ma soprattutto si muovevano coi rematori, e avevano a prua quello che tirava l'arpione. L'arpione era collegato a una cima che scorreva lungo tutta la lancia fino a poppa, dove era arrotolata. E arrotolata e saldata a questa lancia. Lancia vuol dire una barchetta in cui stavano poi sopra in otto, è una roba piccola. Dovete pensare, perché vi dà un'idea della follia, non le cacciavano come adesso che gli sparano con le cannonate, bam, no. Quando vedevano la balena scendevano in acqua con le lance, cercavano di avvicinarsi, di solito la balena si nascondeva e a un certo punto riemergeva, perché prima o poi lei riemerge. Allora loro a forza di remi si avvicinavano e quando erano alla distanza giusta, quello a prua con l'arpione lanciava l'arpione. L'arpione si conficcava, quando andava bene, nelle carni della balena, la balena partiva a tutta velocità e loro, dietro, facendo srotolare questa fune, ma rimanendo a contatto, perché il principio era di sfinirla e poi riguadagnando la distanza poco a poco, quello che fa lui con voi che leggete praticamente. Toc, l'arpione, no? E poi vi lascia andare, voi vi sfogate, poi vi riprende, poi intanto voi dissanguati e via. E tutto questo perché la balena non era un animale particolarmente intelligente, perché capite da voi che se la balena semplicemente si decideva ad andare giù a fondo se li portava via tutti, allora loro li tagliavano la fune e perdevano la balena. Ma non era questo l'istinto della balena, o almeno non era questo l'istinto di tutte le balene. Sta di fatto che loro si trovavano appunto su questa lancia a folle velocità, trascinate da questi pachidermi immensi, e poco a poco li sfinivano in queste corse lunghissime. Erano sempre 3-4 lance che la circondavano, questa qui poi impazziva di dolore, non capiva più niente, ed era un macello. Vabbè. Questo per dirvi per farvi capire la frase. Allora, Acap c'ha la sua lancia dove ha messo sopra questi parsi perché si fida solo di loro, e poi in Moby Dick ci sono altre 3 lance. Su una di queste il capo è Starbuck, che è il personaggio umano, come vi ricordate, quello poi della catena del caffè, dopo quello che ha fatto Starbucks Coffee. Lui, se vogliamo, è l'uomo buono, ma diciamo l'uomo normale, ecco, di fianco alla follia di Acab. E lui dice questa bellissima frase: non voglio nella mia lancia nessuno che non abbia paura della balena. Io l'ho messa anche come condizione per il cast e tutti quelli che lavorano con me: non voglio nel mio spettacolo nessuno che non abbia paura di Moby Dick. Che è una cosa buona, perché se tu hai un'impresa da compiere o qualcosa da vincere, è meglio se lo fai con gente che ha paura. Cioè i pazzi o quelli che non hanno capito bene di cosa si tratta. Non voglio sulla mia lancia nessuno che non abbia paura della balena. Mi piace la follia dell'ambizione di questo libro. La sua mole e la scelta di una storia come questa. Mi piace pensare che lui non ebbe paura, che la scrisse anche abbastanza velocemente, come avrebbe potuto scrivere un altro libro. Si sente parlare spesso, scrive Melville, di scrittori che si innalzano e gonfiano col loro argomento,
anche se questo può apparire tutt'altro che straordinario. Che sarà dunque di me che scrivo di questo Leviatano? Questo è pagina 555, cioè ha già fatto un sacco di storie. Senza che io lo voglia, la scrittura mi si allarga in maiuscole da manifesto. Lo sapeva che aveva questo, no? Senza volerlo, e si ingigantiva. Datemi una penna di Condor, dice. Datemi il cratere del Vesuvio per calamaio. Reggetemi, amici, perché lui poi c'ha sto tono teatrale. Per noi è un problema, perché io non me la sento di mettere un attore su un palcoscenico a dire reggetemi, amici, perché non viene bene, sono sicuro. Reggetemi, amici, giacché nel semplice atto di vergare i miei pensieri su questo Leviatano, essi mi spossano e mi fanno venir male con l'ambito sconfinato della loro portata, che sembra quasi includere tutto il giro delle scienze e tutte le generazioni di balene e di uomini e di mastodonti passati, presenti e futuri, con il turbinare di tutti i panorami di imperio sulla Terra per tutto l'universo, con sobborghi e tutto. Cioè, sapeva cosa stava facendo, eh? Non è che ha detto, ma un thriller, no. Tale è la virtù di un tema vasto e generoso, e tanto più grandi ci rende, ci espandiamo fino al suo volume. Per produrre un possente libro bisogna scegliere un tema possente. Non si potrà mai scrivere libro grande e duraturo sulla pulce, anche se molti sono coloro che l'hanno tentato. Qui Carver liquidato per sempre, per esempio. Per dire. Non è che io sia d'accordo, perché chi l'ha mai detto? Perché? Cioè, in fondo, perché mai? Kafka ha scritto un libro mirabile su uno scarafaggio, perché mai la pulce no? No? Però mi piace l'errore di nome, mi piace questa idea. Mi piace lui che dice, datemi una penna di Condor per scrivere, perché sto scrivendo una roba che c'è tutto dentro. Mi piace che lo sapesse. Una volta sono andato in America e sono andato a vedere la casa in cui l'ha scritto, non tutto, una parte, in campagna. Una vista qualunque, Massachusetts, noioso, c'era la sua finestra, un po' di montagne, colline, ma lì dentro, lui, contro ogni mestizia della vita, il progetto più grande che potesse concepire, e lo sapeva, datemi una penna di Condor, perché io sto scrivendo, impossibile fare quei libri, ci espandiamo con... nel suo volume, quando scegliamo una storia di questi nuovi. Mi piace la follia. Mi piace il fabbro. Non so se ve lo ricordate, il fabbro. Posso leggere 5 righe del fabbro? A pagina 589. Vorrei dirvi che vi sto leggendo tutto questo da una traduzione che è firmata da Pina Sergi, che in realtà è una traduzione che viene da Pavese, cioè usa molto la traduzione che fece Pavese, ma la riaggiusta un po', la... modernizza un po'. Noi quando riusciremo cercheremo di tradurre nuovamente il testo di Melville, ma insomma adesso questa sera lo leggiamo così. C'è Acab che va dal suo il suo fabbro nel capitolo prima racconta la sua storia, una storia di sfiga, senza, una roba senza senso, e Acab gli dice, nemmeno io sono in paradiso, ma perché lo vede, no? Dice, la tua voce inaridita mi suona troppo calma, piena di un dolore troppo savio. Nemmeno io sono in paradiso, ma non sopporto negli altri un affanno che non sia folle. Mi dà fastidio, perché questo qui è tranquillo. Tutto quello che gli è successo nella vita è tranquillo. Mentre lui no. Tu dovresti impazzire, fabbro. Dimmi, perché non diventi pazzo? Il pazzo che ti chiede, perché non sei pazzo? Perché non sei pazzo? Piace da morire. Come fai a resistere senza diventare pazzo? Ti odiano ancora i cieli che non ce la fai più a impazzire. Cosa stavi facendo? Saldavo una vecchia testa di picca, signore, era tutta costole, tacche. E tu, fabbro, riesci a farla liscia un'altra volta, dopo un servizio duro come quello che ha fatto? Ma credo di sì, signore. E vi figuro che tu riesci a spianare quasi ogni costola e tacca, fabbro, per duro che sia il metallo. Ma certo, signore, credo proprio di sì. Ogni costola e tacca salvo una. Guarda qua, allora, gridò Acab, facendosi avanti con veemenza e poggiando ambo le mani sulle spalle a Pert, il nome del fabbro. Guarda qua. Ce la fai a spianare una costola come questa, fabbro? Sua fronte. E si passò una mano sulla fronte. Se ti riuscisse, fabbro, sarei contento di mettere il capo sotto la tua incudine, di sentirmi tra gli occhi il tuo martello più greve. Rispondi, ce la fai a spianare questa costola? Oh, ma proprio quella, signore, non ho forse detto ogni costola e tacca salvo una?
Ma sì, Fabbro, proprio quella, ma sì, amico, non la si può spianare. Tu me la vedi infatti soltanto nella carne, invece si è fatta strada fino all'osso del mio cranio, è tutta una ruga, quello. Mi piace perché è veloce. E guardate, questo in Melville è raro. Ma c'è tutta la durezza, perché me la vedo proprio questo qui che si avvicina e dice, ah, tu metti tutto a posto. Beh, questa qui, Questa qui ci riesci, questa qui? No, ma questa è l'unica che... Ah, ecco. C'è questa fierezza di essere un maledetto, no? Come vi dicevo, proprio no, taglio, una lama che taglia, non si ferma. E poi gli porta, gli fa morire che per fare la punta del suo arpione, Acab gli porta i chiodi dei ferri da cavallo. E poi per la parte più accuminata, gli porta i suoi rasoi. E il fabbro dice, ma come i rasoi? Sì, i rasoi. E poi quando non la devono infilare nell'acqua, dice, ma come l'acqua? Il sangue convoca tutti, prende il sangue dai suoi tre arpionieri. E fa l'operazione nel sangue. Mi piace, ma perché sono... Quando mi piacciono cose del genere, sono un ragazzino, perché se la racconti a un bambino di 7 anni, quello rimane con la bocca aperta, no? E questo è bello perché è storia, è il narratore, è quelli che ci sanno fare in quella faccenda lì, insomma. Ti piglia da quel versante, ecco, voglio dire. Non è che sia alto, arte. È bella, è tecnica, è l'istinto, il modo di muoversi, è un gesto artigianale, una roba modesta, perfino modesta. Mi piace che la balena è terrore e noi non lo sappiamo più. Una cosa che nessuno, quando legge Moby Dick, percepisce, perché si perde in questa... Se mi riuscisse quella sera, ad esempio, di farvi uscire terrorizzati, perché questa balena bianca, non c'è niente. E non riusciamo veramente più a risalire fino alla radice di questa storia che lui racconta. La radice è terrore puro. La radice era che tu eri un umano piccolo così e questo era un mostro enorme. Era un mostro enorme che ha un cervello che tu non puoi capire. Che ti fa paura solo vederlo. C'è un capitolo sulla bianchezza in cui Ismael dice la cosa veramente che io non posso sostenere è pensare che è bianca. Neanche l'ho ancora vista, ma... è quello che mi terrorizza. E allora comincia a dire, ma immaginatevi degli animali completamente albini, ad esempio a me gli albini danno un po' fastidio, mi danno anche un po' paura, immaginatevi un animale completamente albino, e adesso un animale immenso, completamente albino, la biancora, perché il bianco è un colore che non ti concede requie. E per loro è questo. Cioè loro fanno tutto questo contro ciò che di più terrificante possono immaginare nella vita. Non così. Andiamo a caccia di tonni e poi c'è tutta una storia, no? La balena è l'orrore, è proprio la pura paura. E Moby Dick è un libro de paura, è un libro che non capisci se non riesci a recuperare il terrore che c'è sempre, 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 sempre. Chissà se ad esempio in una sala di teatro, leggendolo, riusciamo a ricostruire questo, a farvi aver paura. Guardate che poi tutto vi suona diverso quando cogliete davvero questo, perché Melville da sé non ce la fa, perché ci sono più di 150 anni fra noi e lui, non è la stessa cosa. E poi è un libro. Mi piacciono queste cose, mi piace l'ultima esitazione che hanno Balkington e Acab, Starbuck. C'è un ultimo momento prima dell'ultima caccia e quei due si fermano e vedono questo mare, dicono ma che meraviglia però, Acab dice, ti ferma un attimo, dice, ma che meraviglia. Guardate, perché è uno dei momenti dell'esistenza, quello che nel pieno della lotta, quando ormai è schiavo della sua ossessione, della sua follia, però a un certo punto c'è un attimo di lucidità, si guarda intorno e dice, no, che bello lì. E per un attimo pensa che si potrebbe vivere differentemente. Dice, ma se stessimo qui a godercela, questo, il grande mare. E Starbuck dice, ma sì, ma torniamo a casa, c'è la mia Mary, ed ecco lì il momento della donna, c'è la mia Mary che arriva lì, mi aspetta, anche lei in fondo, capitano, so, moglie, figli, ma insomma, perché... E di nuovo, come fosse una corrente che porta via a capo. Mi piace quel momento di esitazione. Mi piacciono tutte queste cose. Ed è per questo
che ho voglia di farlo in un teatro. Ma queste cose non sono Moby Dick. Nessuna di queste cose singolarmente, ma vorrei dirvi la verità, nemmeno tutte messe insieme. Sono cose che sono dentro Moby Dick, ma non sono Moby Dick. Io ho un'idea abbastanza precisa, poi ho molti dubbi, ma ho un'idea molto precisa su qual è il senso di leggere davanti a un pubblico, a voce alta. Ha un senso solo se porta quella gente più vicino possibile al cuore di quel libro. Se non serve a questo, è una cosa che mi interessa relativamente, e che può anche essere molto pallosa. Se c'è una giustificazione al fatto di farlo, è che quello può essere un modo per far scendere la gente molto vicina al cuore di quel libro. Devi sapere tu dov'è, naturalmente. Devi trovare il modo perché questo accada. Se no, di per sé la lettura ad alta voce, guardate, è una bella cosa, certo, ma non è che sia una roba. Ma quello sì. E allora, se devo essere onesto, devo dire che non è portando via queste cose che vi si porta vicino al cuore di Moby Dick. Queste sono le ragioni di una passione, queste sono le cose che sono piaciute a me, altri piacciono ad altri. Ma quello che abbiamo fatto in questi 45 minuti non è portarvi al cuore di questo libro. È un modo interessante e gradevole di girare intorno, di cercare la balena in mezzo ai mari, ma con tanto di bussola e quadrante. Ma non siamo vicini al cuore di quel libro. Se noi solo questo facessimo, portarvi in superficie le belle storie di Moby Dick, passeremmo una bella serata insieme, ma non vi porteremmo al cuore di quel libro. E per quanto mi riguarda, questa sarebbe una serata piuttosto inutile. Allora il problema è, se il cuore non è lì, dove diavolo è? E se mai saremo in grado di raggiungerlo? Questa faccenda del cuore di Moby Dick è una faccenda affascinante, che spiega perché mi ci metto, e molti altri ci si sono messi, perché non sono il primo naturalmente, quasi tutti fallendo, questa è una statistica che mi allieta molto, perché è uno di quei libri che si rifiuta di concederti la geografia esatta del suo cuore. Io, tanto qui non ho tempo infinito, e quindi vi isolo tre di queste difficoltà che questo libro pone. È quello che dovrebbe inclinarmi a non fare questo spettacolo, però ecco, potrete capire su cosa lavoriamo quando capite qual è l'ostacolo che noi troviamo, perché raccontarvi la storia di Moby Dick, questo non è un problema, come avete visto, si può fare più in ordine, ma insomma. Il primo punto sembra elementare, ma in realtà è micidiale. È un libro enorme. Questo pone un problema quantitativo, cioè se io ve lo leggo tutto stiamo qui settimane. Non è nemmeno come l'Iliade che qualche taglietto si può fare qui. Ma quello che è più importante è che è lungo perché ha dentro una serie di libri, alcuni dei quali abbastanza inspiegabili. Facciamo l'esempio che è quello più alto e più facilmente comprensibile. Questo libro contiene un'enciclopedia sulle balene e sull'arte di cacciare le balene. Non è che nel Moby Dick vi si dice qualcosa sulle balene, non è che vi si dice qualcosa su come si cacciavano, no. Moby Dick è fatto di 136 capitoli, 45 sono dedicati a spiegarvi cosa sono le balene, un pesce, poi innanzitutto dice, e come si fa a cacciare, cosa ne fanno dopo, come si fanno a scuoiare, come si fanno a farle marcire, come si fa a prendere la parte migliore, quello che si sa, quello non si sa, citazioni, storia. 45 capitoli su 136. È una parte immensa, guardate.
è per lo più dislocata nel centro del libro, per cui la geografia di questo libro è una specie di grande bilancia in cui c'è una prima parte narrativa più veloce, poi si va a finire in questo scoglio immane dell'enciclopedia e poi se ne esce per quell'altro braccio della bilancia dove la storia riprende sopravvento. Contro ogni logica artigianale minima di quello che si debba fare nella vita quando racconti una storia. Non c'è niente che giustifichi tutto questo. Ed è tecnicamente, fisicamente un ostacolo micidiale. E di solito la gente salta, impara a riconoscere i capitoli che sono cetologia. D'altra parte li ha scritti, santo Dio. Non possiamo eliminare il problema così. E d'altra parte questo ci pone di fronte a uno dei tratti più significativi dell'arte dello scrivere, che da sempre, da quando era non arte dello scrivere ma arte di narrare, e poi in maniera ancora più chiara quando è diventata arte dello scrivere, coniugava insieme indubbiamente due tipi di persone, il narratore e il saggio, o addirittura il sapiente. Le narrazioni nascevano quando qualcuno ti insegnava qualcosa e te lo insegnava in forma di storia. E ancora gli scrittori, dagli albori della civiltà del romanzo fino ancora ai nostri tempi, gli scrittori hanno ereditato questa specie di autorevolezza, per cui sono dei sapienti, anche se in realtà poi raccontano storie, ma da loro ci si aspettano qualche sapere, una qualche saggezza, sapienza. Ancora ai nostri giorni si va dallo scrittore a chiedergli cosa pensa della finanziaria. Ma perché? Cosa c'ha uno scrittore rispetto a un panettiere? Perché dovrebbe sapere di più di problemi di bioetica o economici? Perché è uno che racconta storie, un saltimbanco. Eppure è talmente forte, radicata l'idea che la narrazione e trasmissione di un sapere siano lo stesso gesto, che per noi è ereditato così. La cosa curiosa di questo libro è che è come se sfilasse fuori il sapiente, il saggio, quello che sa, in questo caso sa di balene, e in questo modo provocatorio rinunciasse a mescolare le due cose. Proprio acqua e olio. Capitoli secchissimi, pom, solo enciclopedia. 1, 2, 3 di fila. Intere zone del libro. Ti parla solo di come si caccia la balena. Guarda, non c'è nessun... Non è che sono capitoli, da un punto di vista narrativo, inesistenti. E quindi, in certo modo, noiosissimi. Eppure, una parte del fascino di questo libro è indubbiamente legato a questa sacca di pura erudizione, soprattutto erudizione anche un po' dilettantistica, come abbiamo visto. E c'è qualcosa che ci piace in questo, ma cosa? Sarà mai che c'è un cuore lì della faccenda da capire? Certamente una cosa che possiamo dire è che il modo singolare di porre la faccenda che lui scelse fu quello di non di darci risolta la faccenda, ma di darcela da risolvere. C'è il tratto narrativo e c'è il tratto sapienziale. Bene, io ve l'ho separati. Voi mettete in bocca tutto, scuotete e avete il cappuccino. Ma lui non lo fa il cappuccino. Si rifiuta di fare il cappuccino. Latte e caffè stanno separati. Con un rigore da ACAB. Sono rarissime le zone del libro in cui le due cose si intrecciano davvero, verosimilmente. Guardate che la più alta aspirazione, invece, dei scrittori, dei narratori, è proprio quella di mescolare le due cose. Voi non vi accorgete che c'è un tratto sapienziale, non vi accorgete che stanno per insegnarvi qualcosa, non ve ne accorgete che vi sto spiegando come funzionava la guerra nel Medioevo, non ve ne accorgete, state seguendo la storia, non lo sapete, cappuccino, op, giù, buono cappuccino, fine. È quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo cercato sempre di fare quello, com'è che questo qui è l'unico e invece dice no, tutto a destra, tutto a sinistra, rendendo questo libro per alcuni punti quasi insuperabile. Talmente ostico da porsi quasi come una barriera, perché isolato il tratto sapienziale diventa, vabbè, se voglio leggere un saggio sulle balene me lo leggo, ma come mai questa scorrettezza? Come mai questa non pulizia? Come mai un uomo così arrogante, così ambizioso, in un libro così arrogante, così ambizioso, come mai questa specie di arresto di fronte a un problema? Perché non ci provo nemmeno a mescolare le due cose, accidenti? Difficile capirlo. Ma ad esempio, se tu non capisci questo, se tu non capisci il rapporto che c'è fra sapere e raccontare in questo libro, non sei vicino al cuore. Si tratta di capirlo e si tratta di farlo capire. E più lontano sei, più giri largo.
potrei dire cose belle, potrei fare una bella serata, ma giri largo. Primo scoglio. Secondo, l'inesorabile americanità di questo libro. Si dice che questo libro sia uno dei grandi testi della nostra tradizione, uno dei libri fondativi di una civiltà, che è quella del romanzo. Si dice, e un po' si eredita un po' supinamente come idea, no? Salvo poi non leggerlo, ecco. Lo si dice e ci si crede in realtà pensando alla forza della storia e quindi concedendosi a un equivoco. Perché se Moby Dick fosse solo una bella storia, non sarebbe uno dei libri fondanti della nostra civiltà. La cosa che in qualche modo bisogna capire, e bisogna prendere le misure con questo, è che Moby Dick è un libro profondamente fondativo per gli americani. Dopodiché, la letteratura americana è uno dei pilastri fondativi della civiltà del romanzo e forse della nostra civiltà. Ma il primo tratto fondativo di questo libro è mirato su una comunità molto particolare, che è quella degli americani. Questo libro parla degli americani nel momento in cui l'America nasceva, nel momento in cui loro avevano bisogno di qualcosa in cui riconoscersi. Questo libro è portentosamente americano. E forse solo il fatto di vivere in un impero americano ci dà questa soggezione che ci porta a ritenerlo, questo libro, intoccabile. Ma se vogliamo proprio essere vicini alla semplicità dei fatti, questo indubbiamente è un libro che per un ragazzino americano è intoccabile, ma in generale per un ragazzino di Cesena non dovrebbe esserlo. O comunque per lui tutta questa parte è scarsamente significativa. Loro li ritrovavano lì, come fosse ritrovavano il racconto mitico in cui erano tramandate le radici dei loro principi. E guardate che qui non abbiamo il tempo, ma se uno va nel dettaglio, capisce la storia di Moby Dick, la capisce come specchio di un popolo che stava nascendo e quindi tanto più aveva bisogno di farsi dire com'era fatto, alto, basso, largo, i suoi difetti, i suoi pregi. Gli americani questo lo sanno benissimo, tutta l'ampia letteratura che c'è su Moby Dick praticamente mai può fare a meno di questo riferimento. Loro proprio si appoggiano a questo. E la grandezza di Moby Dick lievita su questo, sul fatto che sia il testo fondativo. Dopodiché c'è tutto il resto, ma la forza di base è questa. Pensate, vi dico proprio poche cose, ma giusto per così da essere sicuro che tutti noi qui sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo pensiero di essere il faro dell'umanità, e che il destino di quel popolo sia il dominio dello spazio, non quello delle navicelle, ma di quello che c'è. In Aqab c'è questo istinto folle, ma ammirevole, di non ammettere che qualcosa possa sfuggire, nemmeno nell'ultimo dei mari. Questo pensare di sentirsi per vocazione destinati ad avere un nemico, inseguirlo fino in fondo al mondo e cercare di sconfiggerlo. E questa barca, questa nave, sto Pequod, chi c'è su questo Pequod? Per noi, sapete, Moby Dick è un libro fantastico, poi ci sono dei parsi, poi c'è uno che viene dagli aborigeni, c'è uno tutto tatuato, poi c'è Ishmael, poi c'è quel pazzo di Aqab. Cioè, per noi, come può suonare per noi questo? Perché devono essere... Poi c'è l'irlandese, poi c'è... È l'America. Sul ponte di quella nave c'è quest'idea che gente da ogni parte del mondo, con civiltà diverse, con riti diversi, si fanno da mangiare in modo diverso, muoiono in modo diverso, non importa, sono tutti sul ponte di una nave e stanno facendo una cosa, cacciando Moby Dick. Sai, quando tu sei un popolo così, quando tu stai crescendo in questo modo, ti piace che ci sia una storia fondativa che te lo dice. Dice, guardate, è vero, quello là c'è il turbante, questo qui si seppellisce in quel modo, neanche parlate la stessa lingua, ma io vi dico, siete un popolo che avete una missione.
Se me lo dice un libro, se me lo dice Melville, ci credo. E Acab? La riflessione degli americani su democrazia e leadership. Loro hanno scritto centinaia, migliaia di pagine su questo tema. Com'è che una banda di gente con vite, desideri, istinti completamente diversi, com'è che poi lavora all'unisono dietro una follia decisa da un uomo? Nel bene o nel male? Ma che meccanismo accade lì? Cosa diavolo succede perché tutti si mettono a giurare che non gliene frega niente nemmeno di diventare ricchi cacciando 1000 balene, l'unica cosa che gli frega è cacciare quella balena? Cos'è sto meccanismo? Dov'è la linea oltre la quale una forte leadership diventa la guida alla follia? Dov'è la linea di resistenza di un popolo rispetto alla forza di uno? Dov'è che tutto questo è sano? Dov'è che questo è la forza dell'America? Dov'è che questo diventa l'incubo dell'America? Un libro te lo racconta. È il loro modo di pensare Dio, è il loro modo di vincolare la funzione del potere con la probità religiosa, è il loro pensare che in questo quasi loro sono capaci, poi solo loro sono capaci, questo pensare che l'uomo che fa la peggiore delle cose ma può essere un uomo probo. Questo loro pensare che a monte l'uomo è probo, l'uomo è giusto, l'uomo ha una missione. Poi diventa un mostro, poi diventa Acab, poi diventa, porta tutti alla morte. Ma l'assetto di base è la probità, essere uomini con un'idea del bene e del male. Questa strana commistione che noi europei facciamo fatica a capire di un popolo civilissimo che c'ha la pena di morte, per dire. Questa capacità di essere simultaneamente, no? Per noi è più difficile, abbiamo una storia più lunga, ma loro si fondavano così. Loro si sono costruiti con un genocidio di quelli che hanno trovato nelle loro terre, ma con degli ideali altissimi che noi stessi europei abbiamo poi preso e ereditato. Questa commistione. Non è Moby Dick tutto questo? Che lui raccontò con questi due personaggi, Acab e Starbuck, che erano un po', no, le due, ma che se volete ha raccontato anche solo lui, solo in Acab, che alla fine sì, è quello che è, il malvagio, che è l'ossesso, è il maledetto, no? Ma in questo modo così religioso, da farcelo sempre immaginare come un quacchero che in fondo fa quello che deve fare, no? Siamo noi questi? Sono gli americani, questo sì. E allora, se questo è uno dei cuori del Moby Dick, che ne è per un pubblico nostro, gli italiani? Come fare? Tanto capirlo, perché se non sei veramente americano è difficile che proprio il tuo cuore batta all'unisono con quello. E poi come portarlo? Come far diventare tutti americani in un teatro perché possano avere un battito di cuore insieme a quello di Melville? Ha senso farlo. Eppure è un cuore del libro, credetemi. Terzo e, se volete, ultimo, non ultimo, ma supremo scoglio da superare: la scrittura di Melville. La scrittura di Melville è l'ultima cosa che uno può pensare di portare su un palcoscenico e leggerla ad alta voce. È infame in questo senso. Perché? È strabordante, frasi lunghe, 3-4 aggettivi. Dice le cose che dovrebbero invece risultare dai fatti. In questo è un po' come Conrad, cioè lui vi dice la foresta era immane, meravigliosa, e da ogni foglia sprizzava la grandezza, ma non è uno di quelli che descrive un albero e tu desumi che la foresta è. No, te lo dice. Questo rende molto difficile leggerlo, ma soprattutto leggerlo ad alta voce. È come se ci fosse sempre uno che dice che la merce è bella, la merce è bella, la merce è bella, ma insomma, alla fine fammi vedere la merce. Lui la nascondeva un po'. È una lingua che i suoi stessi contemporanei, non solo, ma
quelli tra i contemporanei che capirono subito la grandezza del libro, ecco, dicevano sì, certo, è scritto un po' così, anche i suoi proprio massimi cultori, sapevano che questa era una scrittura ostica, che aveva un registro di cui neanche loro riuscivano bene a... Era sempre un po' sul pelo del gusto discutibile, aveva dei cambi di registro bruschi, non aveva la rotondità della bellezza dello scrivere. Era una scrittura selvaggia spesso. Quindi per loro stessi rappresentava un osso duro, ecco. Ma per noi? Per noi è micidiale. Cioè io posso anche adesso leggervi una paginetta, lo farò per chiudere questa seratina, ma una pagina funziona. Ma vi dico, è lungo, non lo leggeremo tutto, ma volete non restare in un teatro almeno 4-5 ore? Per dare un senso alla serata? C'è una sola possibilità al mondo di tenervi seduti lì, leggendo Melville? C'è una possibilità al mondo che io non mi vergogni di mandare un attore su un palcoscenico a sorreggere per 45 minuti anche solo questo tipo di letteratura, questo tipo di scrittura? Questo è un ostacolo di fronte al quale veramente a un certo punto io ho pensato di lasciar perdere. Lì sono arrivato al punto di dire sì, era una bella idea, ma guarda, non si può fare, non si può fare. Ora, nel Moby Dick, la verità è che nel Moby Dick ci sono 4-5 tipi di scrittura diversi. Questa è una delle difficoltà che vi dà a leggere Moby Dick. C'è niente da fare, lui usa registri e linguaggi differenti. Non è un libro rotondo. Quando fa l'enciclopedia, ad esempio, si mette a scrivere in un certo modo. A un certo punto fa delle scene teatrali, ma proprio teatrali, cioè proprio il nome del personaggio e poi la battuta. Ed è teatro, proprio teatro puro. Ogni tanto di commedia, per lo più di commedia. Humor di Melville, una cosa. Ma c'è. Ci sono alcuni passaggi legati a Ishmael in cui lui sembra usare la scrittura, quella, ecco, del romanzo più classica, più normale, più... abbastanza rotonda, abbastanza che scivola bene, nitida, non troppo appesantita, ma servono giusto come vie d'ingresso per, appena si arriva al momento buono, per questo fiorilegio di questa prosa invece ricchissima, pesante, lunga, piena di particolari, metafore molto lunghe. E poi quel tono che avete sentito, amici, oppure quando tu semidio, eccetera, eccetera, Balkington, no? Tuo trionfo, morte d'oceano. Strano, perché uno non può leggerle veramente a voce alta senza fare la voce di Gassman. Cioè, è molto difficile. Perché... Ci ho pensato a lungo, e la cosa che mi ha aiutato a capire una cosa che mi piacerà portare in quel teatro fra un anno... Insomma, alla fine ci sono arrivato, perché sono un po' tardo, ma insomma, alla fine ci sono arrivato... Ho cominciato a capirla quando ho cominciato a leggere quelli che avevano scritto sul Moby Dick e che riportavano tutto ciò che nel Moby Dick è sostanzialmente comprensibile come replica pura e semplice di Shakespeare. Sapete che c'è un numero impressionante di scene del Moby Dick che è copiato da Shakespeare. Alle volte sono copiate le parole. Melville aveva questo... lui, Hawthorne e Shakespeare. E per Shakespeare aveva una forma di follia come quella per la balena bianca, veramente. E in molti hanno scritto, la sua più alta ambizione fu in realtà di ricreare Shakespeare in un linguaggio moderno e all'interno di un altro genere che era il romanzo. Quasi come fosse l'unica sua ossessione. O c'è anche il monologo sul teschio, adesso non è per dirvi, il teschio è quello della balena, ma insomma, però, c'è. E quando loro, gli americani soprattutto, vi spiegano questo, tu d'improvviso capisci perché Melville è difficile da leggere per noi e perché è impossibile da leggere su un palcoscenico a voce alta. A poco ricostruisci il paesaggio. Le pagine più dure, difficili, intollerabili di Melville sono shakespeariane. Sono il tentativo di recuperare tale quale la poesia drammatica di Shakespeare. Solo che non sei a teatro, solo che è un libro, solo che non vai a capo, solo che non sono versi.
Si potrà fare questo in prosa? Si potrà fare questo in un romanzo? In un lungo libro? Si potrà fare? Sì. Per molti degli esegeti americani di Melville, lui è un grande perché ha fatto questo. Ha rifatto Shakespeare nella scrittura e nel genere della scrittura del romanzo. È vero? Sì. Loro sono arrivati a scomporre il testo di Melville e a ricomporlo in versi, cioè così com'è, semplicemente vanno a capo e hanno scoperto che c'è addirittura la metrica per lunghe sezioni. E soprattutto se tu incominci a pensarlo per quello che voleva essere poesia drammatica, incominci a capire perché è così. Perché tre aggettivi sono troppi se scrivi un romanzo, soprattutto se in una frase ci sono quattro sostantivi, ognuno dei quali con tre aggettivi. Ma se il linguaggio è poetico, non sono aggettivi, sono suoni. È musica, è la bellezza del verso. L'utopia più alta, la bellezza del verso che diventa gesto drammatico. Uno che dice un altro ti uccido, ma lo dice con la bellezza del verso, Shakespeare. Allora tu rileggi Melville in inglese e d'improvviso pagine che ti sono sempre sembrate fuori portata proprio e di un gusto ormai perso, insalvabile. E pagine in cui tu andavi a ripescare la bellezza della storia cercando di sfrondare a destra e a sinistra col macete, buttavi via tutto, aggettivi, avverbi, metafore, trovavi il cuore della storia, dicevi, ah, ecco finalmente è arrivato al Moby Dick. No, la foresta era Moby Dick. La foresta era Shakespeare. Gli è riuscita l'acrobazia. I più insigni e alti e autorevoli esegeti americani vi sanno anche dire quali sono le tre pagine di Melville in cui, nel maniera più alta, lui ottenne questo risultato. E sono le pagine che loro studiano alle scuole elementari, perché per loro sono... Perché sono l'Inghilterra rifatta dagli americani. Perché sono la poesia drammatica del teatro rifatta nella forma moderna del romanzo. Sono fondativi per loro. È vero. E tu, per quanto sai di inglese, ti ricali su queste pagine, vai a cercare in mezzo a loro questi suoni, pensi che sia Shakespeare, e lo trovi. Le frasi che tu ritenevi ignobili, ma insomma pesanti, dici, ma non è così che si scrive, ti si srotolano e sono così giuste. Ora il problema è poesia drammatica. Quando noi traduciamo Melville, in che italiano dovremmo tradurla? Per gli inglesi e americani è più facile, loro hanno Shakespeare. Loro hanno Shakespeare, voglio dire, nel biberon, eh? Cioè è un organo che loro hanno, Fagot, Milton, Shakespeare. Lo studiano, quelli che studiano al cinema studiano Shakespeare, le scuole elementari studiano Shakespeare. Shakespeare è tutto, è un loro modo, è una forma della loro mente. Ed è anche un linguaggio, ed è anche un modo di dire questo linguaggio. Era teatro, per cui è subito suono, hanno un modo nella testa di farlo. Ma noi? Noi possiamo fare due cose. Una, traduciamo i significati, ed è quello che noi leggiamo in Melville. Ed è micidiale. Non perché i traduttori siano cattivi, hanno fatto quello che bisognava fare, che potevano fare. Ma se tu traduci i significati dell'infinito dei leopardi, cosa trovi? In polacco, cosa trovi? Pensate, Gadda tradotto in polacco. Se quello che fai è tradurre i significati, ma cosa trovi? L'altra sarebbe tradurre Melville nel nostro linguaggio poetico-drammatico. E questo è il punto. Noi, italiani, non abbiamo un linguaggio poetico-drammatico. Non esiste. Non che non ce l'abbiamo, ma non è un organo che abbiamo. E fu siccome immobile dato il mortal sospiro. Lo sappiamo, ma non è un organo che abbiamo. Vi pare che io per una serata vi intrattengo con questo tipo di linguaggio? È accaduto che ci fosse, la poesia drammatica in Italia, è accaduto, la studiamo a scuola perché, essendo una delle vette di ogni civiltà, così come l'abbiamo fatta la possiamo studiare. Ci siamo arrivati anche noi, l'abbiamo fatta, ma non è mai entrata, ma minimamente come... La poesia drammatica shakespeariana è diventata tutt'uno con loro, con la loro lingua, con il loro gusto, con la loro inflessione. È rimasta una cosa che impariamo a scuola, un po' esterna, e possiamo riuscire a capire, ma è un organo che abbiamo noi? No. Noi italiani non ce l'abbiamo. Non c'è una lingua in cui tradurre
queste pagine altissime di Melville. Non ce l'abbiamo perché siamo scemi? No. Noi abbiamo la poesia drammatica, ma la nostra poesia drammatica, storicamente, quella che è diventata un nostro organo, è questa qua. Ve la faccio sentire. Non è questo silenzio, ma... Noi la poesia drammatica storicamente la poesia drammatica l'abbiamo fatta così. Che cosa mai, che cosa indicibile, imperscrutabile, sovrumana è questa? Chi è il signore padrone nascosto, ingannatore, il tiranno crudele e spietato che mi domina? Perché io, contro tutti gli affetti naturali, contro tutte le naturali nostalgie, continui sempre a tormentarmi e a serrarmi, a schiacciarmi, preparandomi senza posa a fare ciò che in fondo al mio cuore di uomo non esai nemmeno pensare. E Acab, sono io, mio Dio, oppure chi è che alza questo braccio? Dovrebbe suonare come quella roba là, voglio dirvi. E lo suona in inglese, perché c'è un canto dentro, che è gli stilemi della pronuncia shakespeariana, perché le parole sono scelte non tanto per quel che vogliono dire, ma per costruire quel tipo di sonorità. Voglio dirvi che quello che voi avete percepito adesso di questo Simon Boccanegra è lo stesso tipo di effetto, in certo modo, che hanno, possono avere inglesi e americani nel leggere queste pagine di Melville. Come facciamo noi a superare questo gap? Come facciamo a fare suonare come questa musica
una cosa che è fatta di parole e le parole italiane non ci aiutano. Certo, se non arrivi lì, il cuore di Moby Dick proprio su quel palcoscenico non ce lo porti neanche. Vedete, vi ho fatto tre esempi di lontananze, di cose che noi dobbiamo fare un lungo viaggio per portare. Ecco allora perché farlo. Perché uno, se no fa delle lezioni, va bene, ma se uno entra in un teatro, se uno usa quegli animali pazzeschi che sono gli attori, se uno decide di usare della musica, delle luci, degli spazi, è perché, datemi una penna di condoro, sta facendo qualcosa di non semplice, sta facendo un'impresa, sta colmando una distanza. Quel che cercheremo di fare fra un anno è questo. Il Moby Dick sarà una sera sola, non sarà una roba lunga come l'Iliade di serate e serate. Ho pensato a una roba che deve accadere in una sera sola, in uno spazio anche relativamente piccolo, con un pubblico non immenso. Un Moby Dick da camera, per così dire. Perché è talmente difficile affondare il bisturi che forse se siamo in troppi non ce la facciamo. Però voglio dirvi che tutto quello su cui stiamo, io e tutti gli altri che sono con me in questa barca, tutto quello a cui stiamo lavorando è per superare questi ostacoli, per vedere se c'è un modo di restituire i cuori persi del Moby Dick anche al pubblico, un pubblico italiano, un pubblico di lettori, di non lettori. Se sbagliamo sarà una cosa di una noia micidiale. Se non sbagliamo è bello perché genera una cosa che non è data nella vita quotidiana se non in casi molto speciali. Naturalmente ci sono dei lettori che riescono a fare questo, per carità, molti saranno anche qua, per carità. Però io tendo a immaginarlo abbastanza come un miracolo. Tipo a me non è mai successo. Io, come vi ho detto, ho amato tante cose del Moby Dick, ho fatto tanta fatica con quel libro, e dovessi dirvi se ho mai sentito da vicino il cuore di quel libro, la mia risposta è no. Faccio questo spettacolo per sentirlo anch'io. Perché mi riesca anche a me una cosa che sicuramente sarà riuscita a diversi lettori in giro per il mondo, ma non a me. Non a me e non a molti altri. Metteremo in scena questa cosa. E certo la cosa che mi piacerebbe molto è che la sera dell'anteprima, io seduto là, vedo passare questa roba, e per la prima volta nella mia vita vedo qualcosa che non avevo mai visto. E senti il cuore, batte ancora. Sento battere da vicino, diciamo. E il senso di questo tipo di cosa che facciamo, io come altri, che è non fare teatro ma mettere sui palcoscenici la scrittura. Non so se ci riuscirà, ma voglio dirvi che lavoreremo molto seriamente perché questo accada. Ci vediamo fra un anno, spero. Grazie.